Sono Valota Giuseppe, Peppino per gli amici, presidente dell'ANAS di Settore Giovanni Monza, figlio del deportato Guido, morto in una marcia di trasferimento, cosiddette marce della morte, tra Vienna e Mauthausen, in una cittadina chiamata Steyr. Mio padre è nato a Morengo Bariano, in provincia di Bergamo, nel 1905. È venuto a Settore Giovanni come tante altre persone, uomini, donne, perché Settore Giovanni aveva queste grandi fabbriche già installate ai primi del secolo scorso, Breda, Falchi, Relli, Marelli, che costituivano di fatto una città in cui c'erano 40.000 abitanti, ma di fatto i lavoratori erano circa 55.000. Erano come quindi una grande calamita che attiravano lavoratori da tutte le parti, da tutta Italia. Mio padre, come molti altri, dalla provincia di Bergamo, viene a Sesto e lavora alla FALC. Lavora alla FALC e però tra il 1941 e il 1942 mio padre viene mandato, io dico per così, per avere combinato qualcosa o per avere parlato, cioè una persona che ha due figli piccoli, uno di 3 anni e l'altro di 9, non può che esserci come si dice, una minaccia, insomma, e lui purtroppo deve accettare, va a Monaco di Baviera a lavoro alla BMW e in un anno e mezzo di essere là, in un ambito di guerra mondiale generale, riesce a venire a casa una volta sola per prendersi il suo violino perché il suo Meister gli piaceva che lui suonasse. Mio padre, quando torna, non va più in FARC perché secondo lui la vita lì è impossibile, va in Breda, a Breda Aeronautica, il cosiddetto campovolo. Lì lavora e poi cominciano gli scioperi sia prima del marzo 43 e poi soprattutto quelli del marzo 44. Lo sciopero del marzo 43 è importante perché è stato l'unico e grande sciopero effettuato sotto Mussolini. Gli scioperi del marzo 44, che sono molto più grandi, tratta di centinaia di migliaia di lavoratori, è uno sciopero che coinvolge praticamente tutto il centro-nord Italia. Mio padre fa lo sciopero anche lui, come tutti, ma la rappresaglia dei fascisti e dei nazisti è tremenda. Lo sciopero avviene nel marzo del 1944 dall'1 all'8 marzo. Nel 12 marzo già avvengono i primi arresti e mio papà è arrestato di notte, la notte tra il 13 e il 14 marzo. Perché di notte? Perché così almeno tutti tacciono, tutte le luci sono spente, tutto il paese è fermo, no? E quindi praticamente è più facile l'arresto, altrimenti la gente scappa. E mio padre viene arrestato come molti altri di notte in casa sua. Quindi i fascisti arrestano mio padre come molti altri avendo gli indirizzi di casa e gli orari di lavoro. Quindi questo dimostra che da parte dello Stato italiano, dalla questura, da tutte queste forze, c'è stata un'adesione completa agli arresti per questi lavoratori che. E quindi mio padre è arrestato la notte tra il 13 e il 14 marzo, arrestano solo a Sesto Giovanni 220 lavoratori, Milano e provincia in tutto il mese di marzo più di 500 lavoratori, vengono mandati nelle carceri e poi vengono portati in questo caso a Bergamo, in altre situazioni invece al Binario 21 o direttamente a Fossoli che era un altro campo italiano. E vanno a Mauthausen. Mio padre fa lo sciopero dall'1 all'8 marzo. Mio padre il 20 marzo è già a Mauthausen. Quindi questo è stato fatto con un'estrema rapidità. A mio padre gli è andato la matricola 5986 a Mauthausen, che da quel momento è diventato il suo nome. E rimane a Mauthausen non molto, un mese circa. Poi lo mandano a Gusen, che è un sottocampo di Mauthausen, a 4 km da Gusen, un campo terribile, dove è stato definito un po' il cimitero degli italiani, perché lì un italiano su due, almeno un italiano su due, ci ha lasciato la vita. Dopo
Mio padre però in quel periodo è fortunato, diciamo così, perché viene richiamato a Mauthausen e viene mandato con centinaia e migliaia di altri deportati a Vienna. Dove a Vienna? A Vienna a Schwekat. Anche oggi Schwekat è l'aeroporto di Vienna. Viene mandato lì a lavorare di fianco all'aeroporto, ma il 26 giugno del 1944 c'è un terribile bombardamento alleato che distrugge l'aeroporto e uccide tedeschi e anche deportati. Abbiamo delle testimonianze su questo. Allora vengono spostati tutti, l'aeroporto non è più usufruibile e quindi viene mandato a Interbrühl. Lui, ma non solo lui, centinaia di altri. Interbrühl è una zona dei famosi boschi viennesi intorno a Vienna. Viene mandato a Interbrühl. Lì c'è un campo, viene creato un piccolo campo, a 2 chilometri da questo Wien Interbrühl, Vienna si dice Wien in tedesco, no? Ci sono le grotte di Mödling. Mio papà lavora in una grotta dove hanno tolto l'acqua, è una cava di gesso, hanno tolto l'acqua e per mettere le macchine sotto al riparo dei bombardamenti alleati. Mio padre resta lì non molto. Poi viene mandato a Vienna in un altro posto chiamato Floridsdorf. Floridsdorf è nella città di Vienna, nella zona nord-occidentale della città. È un quartiere che si chiama Floridsdorf. Lì ha lavorato per fare gli aerei, per fare pezzi di aerei, si facevano gli aerei di aviazione, facevano altri materiali, componevano. E anche lì erano riparo attraverso delle cantine a cui hanno tolto tutti i depositi delle birrerie e lì dentro hanno messo le macchine riparate ancora dai bombardamenti. Himmler però il 31 marzo del 1945 dà ordine a tutti i deportati dei sottocampi di Mauthausen di farli ritornare tutti a Mauthausen. E mio padre, con centinaia di migliaia di altri deportati, parte il 31 marzo, il 1º aprile, del 1945, giorno di Pasqua, è bello sottolineare anche questo, secondo me, e parte per arrivare a Mauthausen. Sono circa 200 chilometri. Ma mio padre, al quinto o al sesto giorno, non ce la fa più, si lascia andare e viene ucciso con un colpo alla nuca. Questa testimonianza, io nell'ambito delle mie ricerche, l'ho trovata attraverso due testimonianze, uno di Sordini Adamo, che lavorava agli Innocenti di Milano, e una di Croci Santino che lavorava alla Breda. E mio padre non ce la fa più, arriva in quella cittadina lì chiamata Steyr, ci sono due ponti, due fiumi, e lui alla fine del secondo ponte non ce la fa più, invoca mia mamma, invoca me e mio fratello, si lascia andare. Il tedesco, oltre che avergli sparato, gli strappa via tutte le matricole, dal petto, dall'avambraccio, e cerca di strappargli anche sul pantalone e anche sul berretto, era cucita la matricola, e gli tenta di strappare anche sul braccialetto la matricola che era incisa, e poi gli spara un colpo alla nuca. Questo ultimo atto terribile fatto dai nazisti, il senso è questo: io rendo una persona non più identificabile. Perché lui aveva un numero 5986, ma tutti poi dal numero sarebbe risalito al nome, i tedeschi lo sapevano e hanno fatto questa manovra. Io a questo punto qui non sapevo più della storia di mio padre, sapevo che era morto, ma non sapevo neanche della cittadina, in una marcia di trasferimento. Poi nell'ambito delle mie ricerche ho scoperto queste due persone straordinarie, soprattutto Sordini che aveva ancora più memoria di Croci, e lui mi ha raccontato tutto. Non sapevo la città, l'ho scoperta io e attraverso le mie ricerche ho scoperto che a Steyr c'è un'associazione del ricordo di queste cose avvenute in quella cittadina lì e praticamente Karl Ransmayr, una grande persona, mi ha invitato nell'ambito del nostro pellegrinaggio e mi ha spiegato tutto. Tuo padre non è morto, non è né in una fossa comune, né nel forno crematorio di Steyr, perché non c'era il forno crematorio del lager di Steyr, ma c'era il crematorio della città.
lì, al di là di una ragione del dubbio, tutte le persone di cui non si sapevano nulla, ma anche di chi si sapeva, venivano cremate. Naturalmente per chi non si sapeva nulla, non essendoci la matricola non si sapeva, ma non era l'unico, hanno bruciato il cadavere nel crematorio della città e l'urna è stata messa sotto un monumento assieme a altre urne, migliaia di urne, altre urne, e mio padre, al di là di una origine del dubbio, in una di quelle urne sotto quel monumento lì, e lì sono le intere cenere di mio padre. Quindi io alla fine, nell'ambito di ogni pellegrinaggio che faccio, da un 7, 8, 10 anni, da quando ho scoperto questa storia attraverso questa mirabile persona che si chiama Karl Rasmayer, vado a trovare mio padre. Mi ritengo fortunato perché io vado e penso che sotto un minuto ci sia anche l'urna di mio padre, anche se non è identificata. A differenza di molti altri invece, familiari, parenti, figli, fratelli, eccetera, che invece le ceneri di loro cari si sono disperse nell'aria.